No, ma davvero delle persone ballano e tu fai... Ma non ti ho mai visto così! E poi torni alla scuola lunedì e le vedi nel corridoio. Ciao! Io sono Chiara Burti e benvenuti tutti nel mio canale. Vedo che ricevo la domanda di homecoming molto spesso. Ok, sono riuscita a trovare solo un commento dove qualcuno mi ha chiesto di homecoming, però fidati che non farei questo video se qualcuno non mi ha chiesto di tutto questo tante volte. Ed mi sai perché voi non avete una cosa così, un ballo così importante all'inizio dell'anno? Però sinceramente non vi serve una cosa così, che voi avete la discoteca. Voi fate i balli tutti i weekend. Che cosa serve un homecoming? Però ho capito che non sapete cosa sia. Non capite che cosa serve. Allora oggi chiariamo un po' di cose. Oh, e vi dico che io ho guardato Spider-Man Homecoming perché qualcuno mi ha chiesto di guardare questo film perché c'è Homecoming. E sono 2 ore di questo film, ok? E alla fine Homecoming è stato per tipo solo 2 o 3 minuti del film. Ho guardato 2 ore di film per solo 2 o 3 minuti, che c'entra con la cosa che mi importa. Però vabbè, ho fatto una bella ricerca. Ma è stato un film abbastanza divertente. Spider-Man, Spider-Man Homecoming. Homecoming bugia. Allora, che cos'è Homecoming? C'è una definizione di homecoming ed è quando le persone che hanno preso il diploma da quel high school rivisitano la scuola, quindi homecoming, casa, venire a casa, così, ok? Capite? Però ora non c'entra più con quella definizione, ormai è solo una tradizione e la cosa più importante è il ballo! E sapete quanto mi piace ballare! Sì, però ormai homecoming è solo una tradizione ed è il ballo all'inizio dell'anno in high school e di solito è a settembre o ottobre. E tutti gli studenti possono andare a questo ballo, quindi quelli nel primo anno possono andare e anche quelli dell'ultimo anno possono andare. E veramente iniziamo a pensare a questo ballo dall'inizio dell'anno. Quindi di solito noi in America iniziamo la scuola ad agosto, alla fine dell'agosto, e iniziamo subito ad organizzare, a pensare a chi sarà nel nostro gruppo, perché andiamo nei gruppi quando andiamo ad homecoming. In questo periodo iniziamo a fare gli appunti per fare i capelli o il trucco, o prendiamo i vestiti, i ragazzi prendono i loro vestiti, non so come si chiama quella roba, tuta, la tuta? No. Boh. E noi ragazze prendiamo un vestito e di solito questo vestito è corto. Ok, poi dopo tutto questo tempo che abbiamo organizzato così, prima del ballo c'è una partita di football americano, di solito il giovedì o venerdì prima del ballo, e tanta gente, tanti studenti vanno a questa partita. Perché? Perché a questa partita ci dicono chi è homecoming king e homecoming queen, e la settimana prima della partita abbiamo tutti noi nella scuola abbiamo votato per chi sarà homecoming king e chi sarà
Homecoming Queen. E a questa partita scopriamo chi siano. E come scegliamo Homecoming King e Queen? Davvero è un concorso di popolarità. Quindi, lo sapete che io ero la seconda ragazza. Io, cioè, Homecoming Queen, poi c'ero io. Io sarei stata la Homecoming Queen perfetta. Facciamo la partita, ci divertiamo, così poi andiamo a casa. Poi il giorno dopo è sabato e questo sabato ci svegliamo presto tutti noi perché oggi è homecoming. E che cosa facciamo questo giorno? Allora, ci vestiamo, se siamo ragazze, ci trucchiamo, ci facciamo i capelli, facciamo le unghie. Prego che non sono fuori ora. Molte volte le ragazze, noi ci mettiamo a posto insieme, quindi è una cosa molto molto divertente e di solito più che il ballo. E adesso che ci siamo messi tutti a posto, i ragazzi e le ragazze, a questo punto di solito ci incontriamo a fare le foto. Ci incontriamo in un bel posto, di solito con un bel cielo, begli alberi. Dopo le foto andiamo a fare una cena e di solito proviamo a fare una cena più bella. Possiamo andare a prendere una bella bistecca o sushi. E poi dopo siamo tutti pieni e abbiamo le pance rotonde. Andiamo al ballo a perdere tutte le calorie. Sì. E davvero ci sono tanti ragazzi dell'ultimo anno che decidono di non andare al ballo e invece balzano e vanno subito alla prossima cosa, cioè vanno ad una festa o vanno alla casa di qualcuno o vanno a fare un sleepover, così. E questo è homecoming, questo è come funziona e di solito come le persone fanno. E ora condivido un po' delle mie esperienze e le differenze tra le serie TV o i film. Chiariamo un po' di cose. L'ultimo anno è l'anno più organizzato, più interessante. Direi che siamo cresciuti. Il ragazzo della mia amica le ha chiesto di andare ad homecoming insieme. Cioè è normale perché si sono fidanzati. Però l'ha fatto in un modo un po' più divertente e si fa spesso qui in America, e quello non so se avete visto mai una roba del genere su tipo Twitter o Instagram, però praticamente i ragazzi prendono un cartone così e poi scrivono un messaggio su questo cartone e poi lo presentano alla ragazza. Non so se riconoscete, lui voleva essere quello nella serie TV che si chiama The Office. Io volevo essere Dwight. Sì, volevo essere lui. E poi ha preso il cartone così e l'ha presentato alla partita di pallavolo perché lei aveva finito di giocare. Carino. Devi avere proprio tanto coraggio. Io ho visto qualche volta che il ragazzo mette i post-it sulla macchina di una ragazza. Io direi che organizzare e fare queste cose prima di homecoming è la cosa più divertente. Non è il ballo che è più divertente, ma queste cose di come ci organizziamo, chiediamo a qualcuno. Però se volete sapere, no, non sono mai andata con qualcuno a homecoming. Il ballo è la cosa più importante, però direi che non è proprio non è come la discoteca, non è proprio ballare. Se avete visto il video 7 cose che dovresti sapere prima di venire in America, vi ho detto come ci sono tante diverse facce. Ok, questo è vero. Poi la cosa che dovete sapere è che ci sono anche tanti modi di ballare. Ci sono quelli che ballano. Poi ci sono quelli che ballano. Poi ci sono quelli là che fanno. Poi
ci sono tutti quelli nella rotonda in mezzo e twerkano, ok? Vi dico, questo è come funziona homecoming e... ma questo è come funziona il ballo. No, ma davvero delle persone ballano e tu fai... ma non ti ho mai visto così! E poi torni alla scuola lunedì e le vedi nel corridoio. E mi fa troppo ridere, però è bello alla fine. Allora, spero che abbiate capito homecoming com'è e che è un ballo all'inizio dell'anno di high school. E se volete ballare, è meglio andare in discoteca per ballare che andare ad homecoming. Però se ti piace organizzare e metterti tutto a posto, forse homecoming è per te. Quindi sì, se avete imparato qualcosa di nuovo, mettete un like, un commento. Anche se no. Poi prima che andiamo via vi spiegherò come sono riuscita ad imparare l'italiano. Quindi se state aspettando questo video, verrà. Allora, con tutto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!